L'edizione 2014 del Giovani in Festa svoltasi a San Giovanni Gemini, come non mai ricca di contenuti, di ospiti e di spunti di riflessione, quanto mai attuali, che hanno fatto da cornice ad una giornata soleggiante con la piazza gremita. Il 1° maggio i giovani della diocesi di Agrigento si sono incontrati a San Giovanni Gemini per celebrare il Giovani in Festa, giunto alla sua 30ª edizione. Il tema del Giovani in Festa di quest'anno, Don't Pass Over, sposa le indicazioni date dal Vescovo nel piano pastorale diocesano, ovvero riflettere sulla figura del buon samaritano. Sotto la dimensione della responsabilità, i giovani sono stati condotti a riflettere su un'accoglienza che detta le leggi di una società più giusta per tutti, nella consapevolezza che questo percorso prende il via dall'impegno quotidiano e concreto di ciascuno, come il samaritano che sa fermarsi anche se ha fretta, che sa andare oltre i confini sicuri di ciò che conosce per fare esperienza d'un amore senza limiti. Don't Pass Over, un invito a percorrere le strade del mondo per costruire legami positivi e solidali con tutti, ma soprattutto con gli ultimi, saper passare perciò dalla competizione alla dedizione all'altro, dall'esclusione al confronto, dalla contrapposizione al dialogo. Tutta la comunità di San Giovanni Gemini e non si è fatta trovare pronta per l'evento. Quattro gli ospiti: Costantino Baratta, il pescatore che nel naufragio del 3 ottobre scorso riuscì a salvare 12 immigrati, accanto a lui un nigeriano convertito al cristianesimo e che opera nella comunità di Sant'Egidio, poi parola a Enrico Colaianni ed Elena Ferraro di Libero Futuro. Presenti 4.000 giovani provenienti dall'intera provincia agricola. La piazza che ha ospitato la manifestazione invasa da delle grandi mani rosse, proprio a voler dire stop. Il programma, curato da Don Luca Restivo, arciprete di San Giovanni Gemini, insieme ai ragazzi dell'oratorio e dal direttore dell'ufficio per la pastorale giovanile, Don Giuseppe Calandra, ha offerto diversi appuntamenti tra momenti di intrattenimento, preghiera, riflessioni e incontro. Particolarmente toccante, al termine della testimonianza di Elena Ferraro, imprenditrice anti-racket, il salto in alto di tutti i presenti sulla frase «Chi non salta mafioso è», con Don Franco Montenegro. Facciamola, Don Franco, sì, o Don Franco no? Don Franco sì! Ragazzi, chi non salta mafioso è! Chi non salta mafioso è! Chi non salta mafioso è! Chi non salta mafioso è!